Vediamo come registrare un incasso, un pagamento a fronte di una fattura di vendita, una fattura emessa o di una fattura ricevuta. Documenti, fattura di vendita. Ci sono già tre fatture, ne facciamo un'altra. Selezioniamo il cliente, selezioniamo un articolo. Inseriamo anche un'altra riga. Impostiamo il tipo di pagamento. Confermando in questo modo la fattura è di 133 euro, possiamo anche inserire già un acconto su fattura 33, in modo che rimane 100 euro da pagare. Effettuiamo anche la registrazione di una fattura d'acquisto, magari sullo stesso soggetto. Registriamo un pagamento che richiede due rate, qui non inseriamo nessun acconto. Adesso abbiamo le nostre fatture da incassare o pagare. Procediamo adesso con la gestione degli incassi e dei pagamenti. Dal menu di contabilità, incassi e pagamenti. All'apertura della maschera di incassi e pagamenti visualizziamo già tutte le fatture che sono ancora aperte, non chiuse. Quindi o da incassare o da pagare. È possibile comunque passare alla visualizzazione delle fatture chiuse o la visualizzazione di tutte, sia quelle aperte e sia quelle chiuse. È possibile selezionare solo quelle attive o solo quelle passive. Ritorniamo sulle fatture aperte, tutte. Come effettuare l'incasso? Supponiamo che vogliamo incassare questa fattura. Premo incassa, automaticamente si apre questo quadrante dove andiamo a definire pochissime operazioni a completamento dell'operazione di incasso. Decidiamo la data di incasso, il tipo di operazione, un'eventuale spesa di incasso eventualmente, delle note aggiuntive che si riferiscono all'incasso e poi è possibile confermare l'operazione. La fattura è andata via dalla visualizzazione delle fatture aperte e la ritroviamo ovviamente fra quelle chiuse. Eccola qui. Possiamo comunque riprenderla se abbiamo commesso un errore. Andiamo su modifica, magari vogliamo correggere la data oppure vogliamo inserire una nota sull'operazione. Confermo. Vediamo un attimo la visualizzazione dell'estratto conto di questo cliente. Ecco la fattura e il pagamento. Ritorniamo su incassi e pagamenti. E in particolar modo di nuovo sulla visualizzazione delle fatture aperte. È possibile ovviamente procedere con il pagamento cumulativo delle fatture di uno stesso cliente. In questo caso, che è la fattura che avevamo fatto prima, di 133 euro su cui c'erano stati 33 euro di acconto, me lo ritrovo già qui dentro, quindi posso incassare solo la differenza, 100 euro, e in più dico che voglio incassare questa fattura, la prima rata, e confermo. Quindi la fattura con le 100 euro restanti è andata via perché è fra le fatture chiuse.
In più, questa fattura su cui è stata incassata la prima rata mi riporta esattamente la situazione, un totale di 605, un totale saldato di 302,50, rimane aperta un'altra rata da 302,50. È possibile ovviamente registrare anche incassi parziali a fronte di una rata maggiore. Esempio, in questo caso risulta da pagare ancora questa rata di 302,50 centesimi, procedo al pagamento, ma non sto riscuotendo 302 euro, bensì 200. In questo caso lui mi chiede se per la differenza dai 302,50 che cosa devo fare, se creare un'altra rata per la differenza, se trattarla come un abbuono oppure è stato un errore di battitura. Decido di creare un'altra rata, quindi confermo l'operazione. In questo caso su questa fattura vedo il dettaglio, i due incassi effettuati e la rata aggiuntiva creata per la differenza non pagata. Ritorniamo sempre su questo cliente e decidiamo di incassare anche questa rata. In questo caso però il cliente ci dà 100 euro. 2,50 euro sono un abbuono, quindi non li riscuoteremo. In questo caso dico che la differenza non pagata è un abbuono, non deve creare un'altra rata. Ha inserito l'abbuono in questa casellina e dal dettaglio in questi campi vedo che il totale da incassare era 102,50, l'abbuono è di 2,50 euro, il netto che sto incassando di 100 euro. La fattura è andata via dall'elenco delle fatture aperte, la trovo ovviamente nelle fatture chiuse. Ecco qui la situazione. Posso ovviamente annullare tutto, ad esempio questa rata decido che è stata pagata per errore, la elimino, seleziono la rata, cancello, conferma. Ovviamente non è più una fattura chiusa, la trovo fra quella aperta, oppure come già detto poc'anzi è possibile visualizzarle tutte. È possibile inoltre procedere al pagamento contemporaneo di una fattura compensando un'eventuale nota di credito. Prendiamo questo fornitore Doe John che ha una fattura, c'è una fattura di acquisto e in più una nota di credito. Procediamo al pagamento, seleziono l'operazione di pagamento, inserisco anche la nota di credito, qui mi fa il riassunto, totale rate da pagare, totale rate attive date dalla nota di credito, per differenza ho un netto di 413,36. Inseriamo l'abbuono dei 36 centesimi e in più inseriamo un euro magari per le spese di bonifico bancario. Come vediamo, sia la nota di credito sia la fattura risultano correttamente chiusi. In questo modo, in modo molto semplice e senza avere nozioni di ragioneria, è possibile procedere agli incassi e ai pagamenti delle fatture senza effettuare registrazioni in prima nota col metodo della partita doppia, ma in realtà dietro le quinte la prima nota viene generata automaticamente, sia per ragioni contabili fiscali per chi vuole tenere la contabilità in azienda, sia per consegnare poi l'elenco delle operazioni contabili al proprio consulente. Quindi se andiamo in prima nota, in realtà qui vediamo tutte le operazioni che abbiamo generato. Questa per esempio è l'ultima, l'operazione di prima nota creatasi automaticamente
dove è registrato il pagamento della fattura del fornitore, è stata detratta la nota di credito, è stato registrato l'abbono ed è stata registrata anche la spesa di pagamento. Dall'elenco delle fatture è possibile tirare fuori l'estratto conto e stamparlo oppure inviarlo direttamente al cliente nella email registrata nella scheda del cliente o del fornitore. Ad esempio, se selezioniamo Rossi Mario, possiamo chiedere la visualizzazione dell'estratto conto oppure possiamo effettuare direttamente l'invio cliccando sull'iconcina della mail. L'estratto conto può essere visualizzato da questo elenco e avrò un estratto conto con i dettagli della fattura e delle rate inserite sulla fattura, oppure posso avere un estratto conto più sintetico dove visualizzo i riferimenti della fattura senza il dettaglio delle rate. Anche in questo caso posso procedere all'invio dell'estratto conto via mail.